Il Veneto avanza sempre soldi dallo Stato italiano, sempre. Nel cuore del produttivo veneto abbiamo partecipato a una serata particolare. Noi non siamo nemici dello Stato italiano. Lo Stato italiano per noi è semplicemente uno Stato straniero. Franco, Giorgio, Silvano, Daniele insieme formano il direttivo del CLNV, il Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto, nato con un solo obiettivo. Liberare quello che è il territorio da un'occupazione, ormai durata 153 anni, illegalmente. Ma c'è di più, nessuno di loro paga un centesimo di tasse allo Stato italiano. Come se l'Austria venisse qui a pretendere che i veneti versassero i tributi alle loro casse e al loro erario. È mai possibile? Quindi allo Stato italiano non pagate le tasse in questo momento. Noi tratteniamo le nostre risorse. Ma come può un imprenditore non pagare le tasse e mandare avanti la propria attività? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro, 40 anni e titolare di un piccolo mobilificio nel Padovano. Questo è il cartello che dichiara che questa azienda e io siamo di nazionalità veneta. Che Quindi se arriva la guardia di finanza, tu come rispondi? non possono eseguire l'intervento perché io sono sottoposto all'autorità nazionale veneta e non all'autorità italiana. Io sono 3 anni che non pago più le tasse allo Stato italiano, ma le pago al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, che è il soggetto giuridico che io riconosco. E qual è la differenza? La differenza è che con lo Stato italiano hai un socio al 70%, mentre qui hai una tassazione che ti permette di vivere, di mettere via qualcosa, di provvedere alla tua famiglia. Siamo sull'ordine dai 10 al 12%. Quindi sul fatturato detratto tutto quello che si può detrarre. Tu come rispondi a chi ti dice sei un obiettore fiscale, sei un evasore Non fiscale? sono un obiettore fiscale, non sono un evasore fiscale, sono un autodeterminato, determinato con il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, che si trattiene le risorse per raggiungere il fine dell'autodeterminazione. Noi non abbiamo bisogno dello Stato italiano per andare avanti. Nuovo status. E nel tuo caso è? Cittadino veneto. Però